Grazie a tutti per la vostra partecipazione a questo convegno, decisamente importante in quanto verranno trattati argomenti interessanti che riguarderanno appunto le nostre imprese. I nostri relatori oggi faranno una carrellata di quelli che possono essere i servizi a disposizione delle nostre imprese legate al mercato cinese. Mercato decisamente interessante non solo per le dimensioni ma anche per i tassi di crescita presenti ma anche futuri. Ora, senza far perdere tempo, visto che siamo già in ritardo per problemi tecnici, di cui mi scuso, lascio la parola al Presidente della Cassa Padana, Dottor Vittorio Biemmi. Illustri ospiti, sono davvero grato a tutti voi per aver accettato l'invito di quest'oggi e ringrazio anche i relatori qui presenti. Da più di 5 anni Cassa Padana presidia direttamente e tramite i suoi partner il mercato cinese e si sforza di creare le condizioni per favorire la convergenza tra aziende italiane e cinesi e la cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo delle relazioni economiche. L'economia cinese assume un'importanza sempre maggiore e questo è sicuramente innegabile. Diventa quindi strategica la collaborazione con realtà locali che ci possono aiutare nell'affrontare questo grande mercato. Oggi il tema che andremo a dibattere ha l'obiettivo di far conoscere la società Saimen e i servizi che è in grado di offrire per supportare le aziende del territorio. Saimen vanta la collaborazione con il CSMT, importante realtà locale, collegata anche al mondo universitario, con notevoli competenze professionali che possono essere messe a disposizione delle imprese del nostro territorio. Il mio augurio è che questo convegno dia un contributo tangibile all'evoluzione del progetto di internazionalizzazione di Cassa Padana e che possa essere da stimolo alle aziende presenti per approfondire e trattare le tematiche internazionali. Grazie. Grazie Presidente per i suoi saluti e passo la parola ora ai primi due relatori che tratteranno un argomento comune. Il dottor Yanting Wang, amministratore legato dalla società Simeng, e dell'ingegner Alessandro Marini di Quantra, partner di Quantra. L'argomento che verrà trattato è decisamente interessante in quanto metteranno un focus particolare sui servizi che può offrire la società Simeng per le nostre imprese. Questo ovviamente intervento è ancora più importante a mio avviso in quanto viene fatto da una figura come Yanting che noi conosciamo da parecchio tempo in quanto collaboriamo ormai con lui da più di 6 anni e soprattutto dallo skill di questa persona. È nato in Cina, ha vissuto in Italia per molto tempo, si è lavorato in Italia e poi è ritornato in Cina. Questo significa che conosce perfettamente sia la cultura italiana e la cultura cinese, un valore aggiunto non indifferente che può essere messo a fattor comune per le nostre imprese. Senza dilungarmi troppo visti i tempi, lascerei subito la parola a Wang Yanting per il suo intervento. Caro Presidente, caro Direttore Generale, amici del mondo imprenditoriale, del mondo pubblico presente qua oggi, mi fa molto piacere poter condividere con voi in questa occasione il lavoro che è stato fatto in questi anni, insieme a Cassa Padana, insieme a CSMT, Quantra, per mettere insieme le nostre forze per creare quello che oggi noi stiamo presentando, che è la Simeng. Simeng è una realtà nata non per caso perché è l'impegno di anni di lavoro che ci ha permesso di mettere insieme le nostre competenze, poi il sostegno da parte dell'amministrazione cinese, una squadra di gestione in Cina e delle competenze anche cinesi per poter dare supporto alle aziende italiane che vogliono operare in Cina. Simeng nasce quindi sulla base di questa attività. Questa è un'attività iniziata, 6 anni fa. Abbiamo iniziato a dare dei servizi, no? Quindi servizi dall'assistenza a ricerca di mercato, ai incontri B2B, agli interpretariati, eccetera.
ma su questa base noi oggi vogliamo fare qualcosa di più concreto, perché i servizi sì, sono importanti, però a erogare i servizi non siamo soli, cioè anche tante altre istituzioni, agenzie erogano ecco, questi servizi. Ma noi oggi vogliamo qui lanciare un progetto nuovo, più strutturato, che dia concretamente ecco, la possibilità alle aziende di andare in Cina, di poter dire, beh, io qua metto diciamo, in esposizione i miei campionari, qua invio il mio personale, ma aiutato, coadiuvato ecco, da tutta una squadra cinese. Quindi questa è la differenza che fa Simeng rispetto diciamo, ad altri progetti. Do alcune parole, ecco, informazioni ecco, sulla Cina ecco, per coloro che non lo conoscono ancora. La maggior parte credo che voi conosciate già bene la Cina, magari tanti di voi sono anche stati ecco, più volte in Cina. La Cina è una Cina che cambia velocemente, che si aggiorna ecco, ogni 3 mesi, ecco, come il sindaco di una città di Chongqing quando ha ricevuto ecco, una delegazione italiana dice ecco, nella mia città ecco, diciamo, ogni 3 mesi ecco, si rinnova tutto completamente, è vero, ecco, è vero questo. La Cina effettivamente cambia velocemente. Oggi voglio citare solo alcuni dati ecco, per darvi ultimi aggiornamenti di questa Cina, di dove sta andando la Cina verso questo prossimo futuro. Innanzitutto ecco, Ningbo ecco, si inserisce ecco, in questa parte della Cina che si chiama parte orientale, della costa orientale della Cina, alla delta ecco, del fiume Azzurro, che dal punto di vista economico, dal punto di vista diciamo, delle potenzialità, è sicuramente diciamo, la più importante ecco, della Cina. Ningbo ecco, è una città di quasi 10 milioni di abitanti, perché sono 6 milioni e mezzo di abitanti fissi più 3 milioni di abitanti fluttuanti, ecco, fa 9 milioni e mezzo. Quindi nella realtà diciamo, credo che Lombardia faccia 9 milioni e mezzo. Quindi stiamo parlando comunque di una dimensione importante. Non solo ecco, come dimensione e come numero ecco, degli abitanti, ma è una città anche a statuto autonomo. Insieme ad altre 4 città della Cina, ecco, Ningbo ecco, è una città diciamo, a statuto autonomo che ha la possibilità di dialogare direttamente con Pechino, quindi di ottenere delle legislazioni, ottenere anche dei sostegni ecco, direttamente ecco, dagli organi centrali ecco, di Pechino. Poi Ningbo è una città di mare, una città diciamo, che ha sempre sviluppato ecco, la sua economia diciamo, anche riguardo ecco, alle attività portuali, ecco, alle attività di mare. E all'interno di questa situazione Ningbo ha costruito diciamo, il suo porto, no? Il porto di Ningbo è un porto diciamo, che fino a 2 mesi fa ecco, era il 4º porto del mondo, ma da 2 mesi a questa parte è diventata il 1º porto del mondo, perché è nata questa fusione tra il porto di Ningbo e il porto di Zhoushan. Questa fusione di fatto ha fatto sì che il porto di Ningbo ecco, è diventato il porto più importante del mondo, ecco, più grande del mondo. Ecco. Quindi la fusione c'è stata il 21 di agosto in funzione ecco, di una politica di coesione e di sviluppo ecco, della Cina. Ecco, quindi è nata questa nuova entità che porterà sicuramente a fattori di nuovo sviluppo anche per le imprese italiane. Perché? Perché il porto di Ningbo sta diventando sempre di più il posto di riferimento per i merci di ingresso verso la Cina. Non a caso ecco, a Ningbo esiste diciamo, il free trade zone più importante e più grande della Cina, e su questa situazione hanno costruito una piattaforma
di commercio elettronico che sta andando veramente molto bene in Cina, perché il commercio elettronico presuppone, no? Quindi tutti i beni, no? Esteri che vogliono entrare in Cina attraverso la piattaforma del commercio elettronico, ecco, quindi possono beneficiare, ecco, di procedure molto più snelle, di, diciamo, consegne molto più rapide e anche risparmio in termini di tasse di importazione, ecco, per i consumatori. Ecco. Detto questo, do un altro dato importante, ecco, di Ningbo. Ecco. Il centro di studi, no, sociali e scientifici della Cina, quindi che è l'organo di riferimento più importante della Cina, ha fatto la proiezione nei prossimi 10 anni, le 24 città cinesi più importanti, più ricche, ecco, c'è Ningbo, detto, battendo anche città, diciamo, come Hangzhou, battendo anche città come Wuhan, città, diciamo, che numericamente è più importante, più grande, ecco, rispetto a Ningbo. Questo ha dato una panoramica, ecco, della Cina, ecco, e di Ningbo, ecco. E poi, come l'ultimo dato, ecco, prima di passare a spiegare, ecco, le motivazioni, ecco, della nascita di Simeng, a Ningbo è stata, cioè a questa cittadina, ecco, di Ningbo è stata data 2 giorni fa, ecco, il premio Nobel per la medicina. È la prima volta in assoluto che un medico cinese ottiene, ecco, il premio Nobel, ecco, per aver inventato, ecco, una medicina contro la malaria che ha, diciamo, aiutato, salvato milioni di vite, ecco, nel mondo. Ecco, Brescia è sicuramente, ecco, una realtà importante anche dal punto di vista della medicina. A Brescia c'è l'ospedale più grande d'Europa, a Brescia c'è un sistema di ricerca molto importante, ecco, per quanto riguarda il discorso del medicale, il discorso, ecco, sulla longevità, sulla salute, eccetera. Niente, passando sul due parole, no, per dire del perché, ecco, della nascita di Simeng. Innanzitutto ho detto che Simeng nasce perché ci sono stati 6 anni di lavoro, ecco, fatto insieme, ecco, a vari partner presenti qui oggi. Simeng è stato possibile anche grazie alla volontà politica di Ningbo, ecco, della città di Ningbo, del distretto di Beilun. Perché la Cina sa benissimo che non può andare avanti sempre con questo modello di crescita, no? Che è un modello che in realtà, diciamo, consuma tanta materia prima, è un modello che in realtà inquina, è un modello che diciamo, usa tanta manodopera e tante risorse. E il governo di Pechino, no, su questa politica, ecco, di crescita e di cambiamento vuole innanzitutto incoraggiare le città, ecco, della fascia costiera alla trasformazione e al cambiamento. Questo è molto interessante, no, questo processo in atto, e io sono convinto che questo processo per le aziende italiane rappresenta un'opportunità importante. Perché mentre prima, ecco, se l'azienda italiana andava in una Ningbo o in una Cina che produceva ancora a prezzi molto bassi, la competizione era difficile, cioè la collaborazione era difficile. Mentre oggi le condizioni sono cambiate e dà veramente possibilità alle nuove imprese straniere, ecco, in questo caso parliamo naturalmente di imprese italiane, di poter andare lì e inserirsi lì, perché la trasformazione è in atto. È in questo contesto che si inserisce, ecco, Simeng. Simeng vuole essere innanzitutto un centro, diciamo, di sviluppo tecnologico, vuole essere un centro di sviluppo del business, vuole essere un centro di sviluppo del high tech italiano in Cina. Tutte le aziende che saranno presenti all'interno, ecco, di questa piattaforma saranno aziende solo ed esclusivamente italiane. Quindi le possibilità che Simeng può offrire sono veramente molteplici, ecco,
dopo di me c'è l'ingegnere Marini che spiegherà, ecco, gli aspetti anche più dettagliati rispetto, diciamo, alle caratteristiche, ecco, di Siemens. Ecco, quindi il mio invito è questo, cioè la Ningbo di oggi, non dico la Cina, perché la Cina è grande, molto, e ci sono anche varie Cine, ma la Ningbo di oggi, ecco, la nostra squadra di oggi, noi siamo estremamente pronti per poter accogliere, ecco, tutte le aziende, comunque parliamo di piccole e medie aziende. Il progetto Siemens non è fatto per le grandi aziende, cioè la Finmeccanica, la Fiat, insomma, vanno in Cina da sole, non hanno bisogno di Siemens. Siemens è fatta proprio per supportare quelle piccole e medie imprese italiane che vogliono andare in Cina per poter iniziare una prima esperienza di esposizioni, di vendita, con il sostegno, con l'aiuto, ecco, da parte, ecco, di una squadra costituita, ecco, appositamente, ecco, per servire questa realtà. Siemens si compone, come dicevo, di un aspetto sia tecnologico, ma anche di un aspetto, diciamo, di incubatore, perché oltre all'aspetto, diciamo, di essere un veicolo di sviluppo, un veicolo, diciamo, di promozione, di vendita, è anche, diciamo, un centro di incubatore, ecco, di incubazione per, ecco, le nuove attività che vogliono andare in Cina. Ecco che all'interno di Siemens si inserisce, diciamo, il Italian High Tech Business Park. Quindi queste sono le due componenti, ecco, importanti. Io mi fermerei qua, ecco, quindi chiederei, ecco, all'ingegnere Marini di approfondire, ecco, di più gli aspetti, diciamo, tecnici, ecco, di questa Siemens. Grazie. Mi alzo in piedi così vedo anche io, perché adesso l'idea è quella di illustrarvi come è strutturata questa società e quali servizi offre, perché evidentemente è importante per potersi interfacciare con una realtà, peraltro in un posto così lontano, in un mercato così complesso, capire bene quello con cui si ha a che fare. Io sono Alessandro Marini, sono un partner di Quantra, che è una società bresciana che si dedica alla consulenza nell'ambito della piccola e media impresa. Io ho avuto la fortuna, grazie anche a persone che sono presenti in questo tavolo, in questa stanza oggi, di incontrare a un certo punto della mia vita Yanting, e con lui negli anni abbiamo costruito insieme anche al CSMT questa iniziativa che oggi, devo dire, per me è un grande onore potervi presentare anche dal punto di vista operativo, perché ci abbiamo lavorato molto. Devo dire, ringrazio tantissimo anche Cassa Padana, perché devo dire, cioè, certe cose possono succedere se esistono delle realtà che credono veramente nel territorio e nella capacità di costruire delle cose che vanno al di là dell'orizzonte che si può vedere. E questo Cassa Padana, devo dire, che in questi anni, da quando io la conosco, l'ha fatto e lo sta facendo. Ecco, partiamo dal punto in cui è arrivato Yanting. Siemens sostanzialmente si compone di due cose dal punto di vista infrastrutturale. Da una parte ci sono i centri di competenza, ovvero ci sono le persone che sanno fare le cose, e dall'altra l'infrastruttura, ovvero delle infrastrutture dove si fanno le cose, perché l'altra parte importante, devo dire, già subito se... Ecco, vedete, vi abbiamo fatto vedere, ci sono tre linee importanti. Quello dei centri di competenza, perché un'azienda che vuole andare in Cina dice: io ho bisogno di un supporto. E ci sono delle tematiche di tecnologie, delle tematiche di gestione prodotto, come posiziono il mio prodotto io in Cina, e delle tematiche di conoscenza del mercato. Quindi i centri di competenza sono legati a questi anni. L'infrastruttura è un'azienda che vuole fare macchinari e dice: ma io vorrei mettere una macchina, voglio farla funzionare. Quindi ci sono demo center per poter mettere la macchina, delle showroom per far vedere i prodotti, ci sono dei laboratori per fare dei test, ci devono essere degli uffici per poter mettere delle persone e personale completo. Quindi la parte infrastrutturale è estremamente importante, e poi dei servizi, quindi chi ha servizi finanziari, li vedremo dopo, servizi anche legati al funzionamento magari di una piccola unità locale che deve avere un supporto.
Ma evidentemente un altro tema che abbiamo cercato di costruire, lo vedete qua di fianco, i servizi di supporto locale in Italia. La Cina lontana, una piccola media impresa spesso non è totalmente strutturata per poter seguire una certa complessità. E allora abbiamo pensato di costruire delle persone, delle strutture italiane che seguono l'azienda per l'esigenza che le servono. Quindi dove l'azienda magari non è adeguatamente strutturata, ecco che ci sono delle persone, delle strutture, direi, che si dedicano a risolvere questi problemi avendo un rapporto diretto con la struttura operativa in Cina. E quindi adesso vi andrei a illustrare, ecco, questo qui è Simende, cioè sono 20.000 metri quadri di uffici e laboratori che sono già pronti, come vedete l'edificio è già su, sono stati anche attrezzati nelle ultime settimane, la società è partita ed è quello dove è sostanzialmente fisicamente l'Italia High Tech and Business Park, dove ci stanno gli uffici di rappresentanza, gli uffici per le nuove imprese, se qualcuno ha bisogno di un'officina, un magazzino di cambi, la demo center, ecco, è lì, e questa c'è e la vogliamo far vedere. Ecco, l'infrastruttura, come vi dicevo, quindi, abbiamo già parlato, no? Laboratorio di testi, perché è meglio di fare un laboratorio di testi? Perché potrebbe essere necessario qualcuno, anche diciamo, servizi sempre di approvvigionamento in Cina, qualcuno vorrebbe fare delle prove del fornitore, non è che facciamo venire il campione in Italia, no? Ci attrezziamo per avere un laboratorio che possa fare le prove e vedere di gestire al meglio la qualità senza dover fare andare il viaggio dei campioni. È inutile, è un servizio tra quelli che devono essere messi a disposizione. Showroom, demo center, l'abbiamo parlato. Ecco invece Competence Center, lì vedete il login del CSMT. E io non so se voi sapete che cos'è il CSMT. Il CSMT è una... vi definisco come non lo sapete, ecco, no, magari non lo sapete, però dovete sapere che CSMT è un'iniziativa molto importante di territorio, di tutto il territorio bresciano, che è nata nella metà degli anni 2000 e che è dedicata a fare il trasferimento tecnologico verso le imprese. Poi Gianni Carcarini ce ne parlerà più diffusamente. Io vi parlo e vi dico quella cosa lì, CSMT China Center, una cosa su cui abbiamo lavorato per tanto tempo, perché inizialmente si pensava di dire ma caspita, noi dobbiamo trasferire la tecnologia verso le aziende cinesi perché loro vogliono crescere, vogliono migliorare la qualità produttiva. In realtà questa cosa è diventata molto più grande, perché adesso l'idea è noi vogliamo trasferire la tecnologia italiana in Cina, cioè vogliamo vendere le macchine sostanzialmente, quindi vogliamo vendere macchine, vogliamo vendere prodotti e tecnologia. In questo ambito il CSMT si occupa della tematica tecnologica, cioè anche del supporto, dell'eventuale necessità di localizzazione di un prodotto per la Cina. Ecco, il supporto tecnologico è fatto dal CSMT. Poi evidentemente si venga come centro di competenza deve mettere a disposizione delle competenze di product management, di gestione del prodotto, cioè ma questo prodotto qua, come si vende sul mercato cinese? Ecco, in Simeng ci sono delle persone che si occupano di fare il pricing, di posizionamento, quali sono, quale è fatto il mercato, e giustamente terzo centro di competenza è la conoscenza del mercato dei potenziali clienti o dei potenziali fornitori se io invece decido di comprare del materiale, per esempio di fare industrializzare in Cina un componente che poi io voglio utilizzare e importare in Italia per far parte del mio prodotto. Ecco, questi tre centri di competenza quindi hanno delle specifiche cose che poi vedremo nei servizi. Ecco, invece la terza linea di servizi è quella dei servizi finanziari, li vedremo dopo evidentemente con la collaborazione e diciamo il coordinamento di Cassa Padana, e tutti invece i servizi che servono a chiunque voglia attivare un'unità locale o comunque banalmente dei servizi operativi in un territorio così remoto come la Cina, quindi quelli di contabilità, di supporto legale, di gestione del personale, se c'è del personale, i servizi generali, perché comunque io posso avere un ufficio, ma poi mi serve la sala riunioni, mi serve il centro di formazione, eccetera, eccetera. L'altra cosa che, lo dicevo, che secondo me è molto peculiare di questa iniziativa sono i servizi locali. Cioè non è che abbiamo solo la struttura cinese, ma abbiamo anche una struttura italiana che segue le esigenze delle imprese per fare il collegamento, no? Quindi sostanzialmente diciamo sono delle persone italiane che però lavorano nei processi di fornitura del servizio verso le imprese italiane direttamente qua dall'Italia, collaborando con dei colleghi che sono posizionati in Cina. Quindi evidentemente, e questo come vedete la parte diciamo sostanzialmente di consulenza logistico produttiva controllo gestione legale che viene erogata da Quantra, che è appunto la
società per cui sono partner, e evidentemente i servizi di supporto tecnologico all'internazionalizzazione, che sono importantissimi, che per quanto riguarda un'azienda italiana devo fare la localizzazione del prodotto, lo ingegnerizzerò qua, ma il CSMT in Italia può supportare rispetto a determinate conoscenze che sono, che emergono e quindi sono fatti sostanzialmente qui. Quindi ci sono delle persone qua che lavorano sostanzialmente di Simeng, che lavorano qua in Italia e sono a uscio e porta con le vostre aziende per fare in modo che abbiate il miglior servizio possibile. Quindi perlomeno il nostro sforzo è quello di fare il miglior servizio possibile. Servizi, ecco, questa invece è la visione, quella lì non c'è il centro di competenza, ovvero come siamo organizzati. Questo qua invece è che cos'è che facciamo. Quindi, prima di tutto, nella parte centrale vedete ci sono i servizi tipicamente all'importazione e all'esportazione, quindi quelli commerciali, quelli di assistenza tecnica, che lo vedremo un attimo nel dettaglio, e poi di fianco ci sono i servizi tecnologici, quelli proprio di supporto forniti dal CSMT China Center, i servizi di localizzazione, cioè i servizi di supporto all'apertura di unità locali. Sotto i servizi finanziari gestiti da Cassa Padana. Tenete conto che questa presentazione verrà distribuita a tutti i presenti in un formato che la potete leggere, quindi io non andrò a leggere le parole che ci sono lì, vi spiegherò solo lo schema che vedete. Quindi primo servizio importante, sviluppo mercato, è quello che ci interessa di più. Vogliamo vendere prodotti, vogliamo vendere tecnologia italiana in Cina, vogliamo fare in modo che la nostra tecnologia, in particolare, io poi dico sui macchinari, cosa di cui, come dicevano gli antichi, c'è grande bisogno di macchinari di buona tecnologia, e noi italiani, se sapete, siamo una delle prime nazioni al mondo esportatrici di macchinari. Però per fare questo bisogna sapere quali sono i clienti, quali possono essere i potenziali clienti, come si posiziona il prodotto, avere degli spazi commerciali spesso per poterlo fare, magari poter portare un macchinario nel demo center, quindi deve essere adeguatamente attrezzato, aria compressa, elettricità evidentemente, un supporto magari di tecnici locali che sono in grado di usare la macchina. Ecco, tutte queste cose qui fanno parte dei servizi di sviluppo mercato che permettono alle imprese di posizionare i loro prodotti. La showroom, se uno ha dei piccoli pezzi, non avrà la macchina, ma avrà una showroom nella quale poter mettere il proprio campionario. I servizi di fornitura invece al contrario, questi sono importantissimi, io già conosco tantissime aziende italiane che hanno veramente servizi di fornitura molto belli da parte di aziende di Ningbo. Personalmente ho potuto veramente anche constatare la qualità di questo, ma Ningbo, per dire, io sono stato, è una fabbrica straordinaria, cioè c'è una quantità enorme di potenziali fornitori, e quindi potrebbe essere che qualcuno ha bisogno di componenti che magari decide di non industrializzare in Italia ma in Cina, perché magari la Cina è più conveniente, mi permette di essere per certi versi meno caro, e molta componentistica può essere fatta. Quindi i servizi di fornitura sono quelli sostanzialmente che interessano le imprese che vogliono acquistare o industrializzare in Cina componenti che poi vengono montati su prodotti fatti in Italia. Ecco, in questo ambito è evidentemente un tema marketing d'acquisto, ci stiamo già lavorando, è molto bello, abbiamo già dei clienti che stanno lavorando su questo tema, andare a vedere quali sono i potenziali fornitori di un componente. Devo fare un componente in ABS, devo fare un componente in ottone, devo fare un componente in alluminio, e quindi capire quali possono essere i partner. Legato a questo ci sono i servizi tecnici, che sono fondamentali. Una volta che ho individuato due o tre potenziali partner, devo capire ma sono capaci questi di fare la qualità che voglio, e questo è fondamentale. Su questo, come potete capire, la integrazione con i servizi di CSMT sono fondamentali, no? Perché c'è un laboratorio perché se io devo fare delle campionature non le faccio venire in Italia, c'è della gente che lo fa supportata e coordinata da un centro, e noi qua non abbiamo parlato, se posso Federico, faccio. L'AQM, voi la conoscete tutti, c'è un punto di riferimento in Italia dal punto di vista della qualità del prodotto. Sapete, CSMT e AQM sono un tandem ormai inscindibile, c'è anche l'AQM, l'elettricità, il brand CSMT, ma dietro c'è l'AQM che vuol dire, è un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la qualità del prodotto. Per cui sicuramente servizio che c'è. Qualità fornitori, ho bisogno di fare in modo che il mio fornitore migliori la sua qualità perché non mi piace, anche lì abbiamo squadra che va a fare in modo di fare un progetto di cosiddetto vendor quality per migliorare la sua
le performance del suo processo produttivo e quindi sostanzialmente ottenere il massimo risultato possibile bilanciando sostanzialmente qualità e costo per quanto riguarda l'approvvigionamento. Stiamo progettando anche il tema della logistica, cioè questo parleremo magari in avanti, il tema della logistica è molto importante, oggi non possiamo dire, stiamo partendo, che sia inquadrato, però sicuramente lo vorremmo fare. Servizi finanziari, io Cassa Padana, ho già detto prima, cioè Cassa Padana ha posto una grandissima attenzione sul tema di supporto alle imprese. È chiaro che Cassa Padana fa servizi finanziari, evidentemente tutta la parte di supporto finanziario e di accompagnamento è coordinata dalla Cassa Padana. In questo ambito Cassa Padana mette a disposizione, allora io dovrei dire prima di tutto mette a disposizione il fatto di essere la Cassa Padana e di essere un partner delle imprese del territorio, dovunque questo territorio sia, cioè che si chiede in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna. Ma anche evidentemente quella che è poi la sua competenza specifica, quella di fare della finanza. E quindi, se vogliamo passare successivamente, i classici prodotti che sono messi a disposizione delle imprese che intendono fare delle attività con l'estero, quindi dalle garanzie al credito export, al finanziamento per l'internazionalizzazione, a tutti i finanziamenti a tasso agevolato che possono essere utilizzati per quando uno decide di fare un'operazione internazionale, di aprire una sede all'estero, e quindi qua tutto questo c'è. Evidentemente con il coordinamento di Cassa Padana c'è anche il problema di gestione locale, cioè Cassa Padana ha una sede, come voi sapete, a Ningbo, evidentemente poi chi apre un'azienda a Ningbo ha bisogno del conto corrente cinese, e quindi anche tutto questo coordinamento e il coordinamento anche con le eventuali banche locali Cassa Padana lo può fare. Quindi molto importante anche questo, un'azienda si trova, una piccola e media impresa evidentemente che non ha struttura gigantica, però si trova una competenza ad alta professionalità presente sul territorio dove intende installarsi. Ecco, i servizi tecnologici, li passo velocemente perché poi ne parla Federico Cancarini, prima di tutto quelli di trasferimento tecnologico, ma anche quelli importantissimi di supporto alla localizzazione del prodotto e anche di supporto al miglioramento della qualità del prodotto sul territorio. Poi ne parla Federico di questo. E questo qua per me è la parte più importante. Cioè, ma assistenza tecnica, se io decido di vendere una macchina, non so, un transfer, una fresa importante, è chiaro che l'azienda cinese la prima domanda che mi fa qual è? Sì, ma te, se mi si guasta cosa faccio? Non verrai mica dall'Italia. Questo è il principale ostacolo per cui oggi vendere delle macchine in Cina per una piccola e media impresa è difficile, perché non c'è nonostante la tecnologia di queste imprese, delle imprese bresciane, delle imprese italiane, ma dico io bresciane, io conosco molto bene, che fanno macchine utensili, è veramente straordinaria. Ci sono veramente tantissime imprese che cinesi, ho avuto personalmente proprio la riprova, che vorrebbero comprare delle macchine di imprese italiane, ma il problema è dice sì, ma se mi si guasta cosa faccio? Ecco che noi abbiamo lavorato tantissimo per costruire i servizi di assistenza tecnica, perché questi sono secondo me la chiave del successo di questa operazione. Cosa vuol dire? Vuol dire avere una base logistica, cioè mettere lì delle persone cinesi che sanno intervenire sulla macchina, che sono lì a disposizione per ogni evenienza. Dal collaudo al montaggio all'assistenza per i guasti. Va bene, quindi il personale addestrato, e vorrei fare un piccolo accenno sul personale. Yanting lo ha glissato, ma devo dire, il socio di Yanting in Simeng è il più grande imprenditore di lavoro interinale che c'è a Ningbo, nella regione Ningbo. Questo signore qua ha 10.000 somministrati al giorno. Ecco, questo qua potete capire la capacità di poter costruire dei tecnici che possono in tempo molto breve essere addestrati su una tecnologia, perché questi lavorano. E quindi in questo ambito questo mi sembra un elemento strategico fondamentale, quindi costruire un'assistenza tecnica non è un problema, abbiamo a disposizione un bacino di persone straordinario che possiamo addestrare con tutto quello che si vuole fare, però prima di tutto il bacino di persone ha immediata disposizione. I laboratori per le riparazioni, quindi officine condivise per dove ci sono dei piccoli macchinari per poter fare delle riparazioni. La gestione del magazzino ricambi. Il magazzino ricambi bisogna farlo, bisogna tenere i pezzi che sono necessari e bisogna tenerlo lì.
gli spazi officini vuol dire, e il centro di formazione. Chiaro, vendere macchinari vuol dire, io li vendo in Cina, ho addestrato i miei, ma i miei devono addestrare quelli che sono i cinesi, i clienti. Quindi i clienti devono andare lì, devono insegnarti a usare la macchina, quindi il Simeng ha un centro di formazione specificamente disegnato per supportare questo tipo di attività. E come vedete abbiamo posto molta attenzione a questa parte, perché questa è una parte che fa veramente la differenza nella capacità di aggredire il mercato. Quando tu li porti lì, in quel business park, e li fai vedere, guarda, la macchina è qua, le persone sono queste qui, il magazzino ricambio è questo qua, noi siamo attrezzati per fare le cose, non c'è problema. Io credo, no, di Yanting, lo conosci bene, abbiamo parlato per tanto tempo, perché Yanting è lui che, essendo là, mi dice, guarda che il problema fondamentale per vendere è questo. Ecco, questa cosa, secondo me, fa veramente la differenza, e devo dire che pochi possono vantare la completezza di servizi che si vengono a generare in mezzo alla giustizia. Ecco, ultima parte, servizi di localizzazione. Volete, vabbè, a partire da quello più semplice, vuole costruire un ufficio commerciale, no, la scrivania è l'ufficio, però ci vuole la rete, ci vuole la scrivania, ci vuole la segretaria, ci vuole la sala riunioni quando mi serve, ci vuole l'auditorium se voglio fare un evento. Ecco, questa è la parte, no, spazi attrezzati e servizi sono la parte di base. Ma se poi voglio fare un salto in avanti, voglio avere una piccola unità locale, voglio avere del personale, ho bisogno di cercare del personale per ogni ambito, quindi da quelli famosi che fanno l'assistenza tecnica, al commerciale, alla rete di vendita, alla segretaria, che però è mia dipendente, devo fare il cedolino paga, quindi devo fare l'amministrazione personale, devo fare una serie di servizi contabili fiscali. E questo, su questo poi si vede l'importanza dell'integrazione, diciamo, Italia-Cina, cioè, perché il tema, da una parte io ho la sede cinese, ho le problematiche fiscali cinesi, ma le problematiche fiscali italo-cinesi, ho dei problemi di diritto comparato Italia-Cina, e quindi noi come struttura intera, no, quindi quella italiana e quella cinese, siamo in grado di risolvere questi problemi, aggredirli, rendere più semplice per un'impresa anche piccola, anche piccolissima, devo dire, io dico anche quelle più piccole che però di solito fanno i prodotti più belli, che ce li dobbiamo tenere qua noi perché abbiamo la difficoltà di portarli all'estero. Invece in questo caso l'idea è quella proprio di aiutare chiunque abbia necessità, perché tutto quello che l'impresa riesce a fare cerchiamo nei limiti del possibile di farlo noi al meglio possibile. Vi lascio solo i riferimenti perché mi paiono importanti. Se volete avere delle informazioni o un contatto, comunque li avrete nel documento che vi verrà consegnato. Evidentemente il dottor Gianfranco Grossetti, che è responsabile, penso che vi conoscono tutti, dell'area business della Cassa Maiana, la dottoressa Monica Vitali, che è la sua collaboratrice, e personalmente io, Alessandro Marini, che ho il numero di telefono del nostro ufficio, siamo a vostra disposizione per ogni vostra esigenza. Grazie. Ringrazio Yanting e Alessandro Marini per il loro intervento. E ora passerei la parola a Pier Federico Cancarini, che è il Project Manager di CSMT, colui che ci parlerà praticamente un attimo della società e la partnership che hanno creato e sviluppato insieme a Simeng per offrire servizi alle nostre imprese. A te la parola. Allora, io sono Federico Cancarini, sono responsabile dello sviluppo del business del CSMT, nonché responsabile del progetto Simeng, che è oggetto dell'incontro di oggi. Allora, brevemente, poi dopo rimarrà anche a voi ovviamente la documentazione, vi illustro un pochino qual è, come è fatta la nostra società, quali sono le nostre attività, e poi entro un pochino nel merito dell'attività che faremo, che stiamo facendo e abbiamo cominciato a fare con Simeng, sia dal lato italiano che dal lato cinese. Allora, noi siamo una società consortile che opera come un'azienda privata, anche se a capitale misto pubblico e privato. Si pone come ponte tra la ricerca e l'innovazione e diciamo le imprese che vogliono utilizzare. Siamo ubicati di fronte all'Università di Brescia, praticamente all'interno del campus, con 6.500 metri quadri, dove abbiamo dei laboratori, abbiamo il nostro personale, ospitiamo anche delle imprese o di start-up o comunque dei partner, come li chiamiamo partner, che collaborano con noi sempre nello stesso ambito del trasferimento tecnologico.
La nostra organizzazione è per centri di competenza, quindi abbiamo un centro di competenza che è la ricerca applicata e sostenibilità del prodotto, che è quello che si occupa dell'innovazione vera e propria, del trasferimento della conoscenza verso le imprese, un centro di competenza che è innovazione gestionale, che invece si occupa più dei processi gestionali, di management, quindi dello snellimento, la manifattura con riduzione di costi e lean, veloce, project funding, perché anche i progetti devono essere finanziati, quindi sia a livello europeo, principalmente per i progetti di innovazione, ma non solo, e anche a livello locale reperiamo le risorse finanziarie necessarie per questi progetti. Abbiamo poi ulteriori attività che in questo momento non interessa probabilmente neanche a voi approfondire. Abbiamo delle scuole di presoccolata che sono dei master molto specialistici e pratici su tecnologie particolari, anche nelle tecnologie di eventi di comunicazione, profi, vas profi, siamo l'unico centro di competenza italiano, e abbiamo seguito l'università, stiamo seguendo l'università nelle iniziative relative all'Health and Wealth, che è quindi un nuovo sviluppo strategico dell'Università di Brescia, in cui ovviamente noi come partner abbiamo una parte. Per quanto riguarda la ricerca applicata e sostenibilità del prodotto, noi operiamo insieme ad AQM, di cui condividiamo non solo la compagine nazionale, anche se con percentuali diverse, ma anche il direttore generale presidente. Le attività nostre di CSMT sono più legate all'utilizzo di risorse universitarie, centri di ricerca, ospitiamo all'interno un laboratorio del CNR e anche altri partner tecnologici, sia anche la parte più pratica, cioè quindi prove di laboratorio su cui sostanzialmente ci avvaliamo di AQM, quindi sono esperti di prove di prodotto, analisi di difetti, una serie di attività anche con macchinari sofisticati sia di tipo fisico che chimico, tomografia raggi X industriale per esempio, uno degli ultimi sviluppi e così via. Il settore innovazione gestionale, come accennavo prima, si occupa di check-up aziendali, supportiamo le aree logistiche produttive, quindi disegniamo, ridisegniamo interi stabilimenti in funzione di ottiche di miglioramento, riduzione costi, snellimento, tempi di attraversamento più rapidi degli stabilimenti. Abbiamo anche una buona specializzazione nella manifattura additiva, quindi parliamo di stampanti 3D e di tutto quello che ci ruota intorno, anche delle loro evoluzioni. Facciamo formazione specialistica, quindi revisioniamo per esempio le supply chain, le catene logistiche, gestiamo dei progetti complessi e anche di completa revisione, PPR, quindi di tutto quello che può essere un business di un'azienda, lo prendiamo in mano, facciamo un progetto, quindi seguiamo l'implementazione. Abbiamo creato una iniziativa che si chiama Lean House, che è una scuola, è una palestra di eccellenza, nell'area Lean, in cui abbiamo creato proprio una vera e propria palestra, un dojo, come si chiama in giapponese, è un'area in cui noi attrezziamo delle simulazioni di aree produttive di appartenenti a questi gruppi, che sono delle aziende che si associano annualmente, vengono raccolte e condotte da un docente universitario e dai nostri consulenti in percorsi di formazione o nella discussione di problemi pratici che loro hanno in azienda, e all'interno di questa palestra poi ci sono delle simulazioni e si vedono sostanzialmente i benefici di delle tecniche che sono associate alle attività Lean. Organizziamo viaggi di studio, convegni, una serie di attività. Project funding, come dicevo prima, serve sostanzialmente a finanziare la realizzazione delle idee, principalmente operiamo a livello europeo, ma non solo, poi adesso con il recente credito d'imposta dell'ultima finanziaria abbiamo anche un buono sviluppo nella gestione di progetti appunto di ricerca applicata che vengono finanziati dal 50% del credito d'imposta. Facciamo ricerca partner perché per una serie di progetti finanziati o per altre necessità anche legate proprio al reperimento di conoscenze dobbiamo trovare partner internazionali, quindi ci avvaliamo da una rete universitaria internazionale piuttosto che di nostri collegamenti, che ci consente di trovare per la specifica tecnologia l'azienda o l'università, come in ogni caso le competenze appropriate. Ecco, abbiamo dei laboratori, questi laboratori che in passato erano utilizzati per fare ricerca all'interno del CSMT, in questo momento sono stati riconvertiti, rimangono tali, ma rimangono convertiti per fare della formazione. Quindi abbiamo avviato quest'anno, da un mese, una scuola di presoccolate, un master che è certificato, quindi da una certificazione internazionale,
di formazione per responsabili di fonderia, per esempio di pressocolato, principalmente pressocolato in alluminio. Abbiamo all'interno del nostro laboratorio proprio dei macchinari di produzione, usiamo, non è solo lezione d'aula nostra, ma sono attività di addestramento che vengono fatte anche con la utilizzazione di macchinari e di laboratorio e di produzione che abbiamo all'interno. Altre aree che per ora non sono, ma sono nei nostri pensieri di sviluppo, sono l'area dei materiali plastici, le lavorazioni meccaniche ultra precise e ci sono dei macchinari per coating e rivestimenti speciali. Passo molto velocemente, il centro di competenze internazionali sulle reti è legato sostanzialmente ai sistemi a reti di automazione industriale, e quindi insomma, sono diciamo, una nicchia che comunque è abbastanza sviluppata legata all'utilizzo dei PLC della Siemens che hanno fatto nascere questo sistema di rete. Ecco, molto brevemente, se vedete questo grafico che rappresenta diciamo, i livelli di, tecnologici diciamo, di un processo piuttosto che di un'azienda, dove si parte dalla ricerca di base e si arriva alla produzione di massa, ecco, noi non ci poniamo come operatori nella ricerca di base. Ci sono le università, in Italia tra l'altro non ce n'è tantissima, ce n'è tanto all'estero, ci sono anche aziende private molto grandi, e noi ci poniamo nel momento in cui c'è un'idea applicativa, per cui quando ci si vuole utilizzare il risultato della ricerca per produrre qualcosa, che sia un macchinario o un prodotto, noi ci inseriamo, quindi possiamo inserirci come project manager, come ricercatori di competenze e gestori diciamo, di queste attività fino alla diciamo, industrializzazione, alla produzione di massa, in cui poi interveniamo con le altre linee di attività. Ecco, molto velocemente, ecco, le aree principali sono legate sicuramente ai design concept, allo sviluppo software, perché abbiamo anche un buon rapporto con le aree elettroniche, servizi di laboratorio avanzati, prototipi meccanici elettronici, miglioramenti di prodotto, e dicevo dal punto di vista dei processi gestionali, quindi BPR, cioè Business Process Engineering e Lean Management. Veniamo a Siemens, quindi poi dopo questa digressione, noi abbiamo sottoscritto un accordo nel 2015 con il Belun District Human Resources della Social Security Bureau e successivamente con CSMT e Ximeng per la collaborazione che già è stata illustrata diciamo, precedentemente. Noi sostanzialmente quindi ci occuperemo come braccio tecnologico diciamo, di questa cooperazione del trasferimento tecnologico verso la Cina, quindi supporteremo le aziende che, cinesi che vorranno usufruire di tecnologie europee o viceversa anche in altro senso aziende europee e italiane che vorranno trasferire le loro tecnologie in Cina. Quindi realizzeremo dei laboratori, già il laboratorio di Ximeng sarà progettato con la nostra collaborazione, quindi utilizzando nella selezione dei macchinari, l'addestramento del personale, tutto quello che è necessario nelle procedure, l'esperienza di CSMD e di AQM, che appunto è un laboratorio diciamo, molto importante in Italia. E sviluppo di materiali metallici o plastici, polimeri compositi, nanocompositi, progettazione di manufatti, ottimizzazione progetti, supporto dell'omologazione dei prodotti, quindi sia italiani in Cina che in Cina in Italia. Talvolta i materiali per essere omologati richiedono delle modifiche per soddisfare le norme del testing, quindi ci occuperemo di queste attività. Infine appunto individuazione di partner per progetti di collaborazione, in questo caso non solo in ambito europeo, ma ovviamente in ambito a questo punto legato all'attività in Cina. E miglioramento di prodotto processo. Ecco, per quanto riguarda i servizi alle aziende italiane, quindi in aggiunta era completamente quello che diceva l'ingegner Marini, il supporto alla vendor selection e sourcing, quindi disponendo di laboratori in Cina, laboratori in Italia, di competenze tecniche, dovremmo risparmiare fatica alle aziende italiane che molto spesso si trovano a dover selezionare da lontano dei fornitori con tempi lunghissimi, test insuccessi, promesse non mantenute e alla fine si arriva magari ad onorare un fornitore quando il prodotto magari non serve più e il mercato si è evoluto. Ecco, il nostro obiettivo è quello di, attraverso una linea di comunicazione molto rodata e diciamo rapida tra l'Italia e la Cina, quindi tra CSMT Italia e Ximeng, riuscire ad abbreviare al massimo questo processo e dare il massimo beneficio alle aziende italiane.
Lo stesso per la vendor quality improvement. Molto spesso le aziende italiane trovano dei fornitori cinesi che non sono adeguati in termini di qualità rispetto alle aspettative, c'è bisogno di fargli non tanto di rinunciarci a cambiare fornitore, quanto c'è talvolta l'opportunità di fornire al fornitore un programma di crescita. Quindi il nostro supporto è fare l'interfaccia tra diciamo, i fabbisogni e le problematiche incontrate dai clienti italiani e invece la parte di fornitura che verrà supportato da Simeng per la crescita. Localizzazione prodotto, ve ne ho già parlato nei due sensi, quindi quello che è la modifica tecnica piuttosto che il processo di omologazione, e realizzazione di laboratori di controllo qualità, quindi primo sicuramente lo facciamo per Simeng, ma sicuramente sia aziende italiane che si potranno localizzare in Cina, sia anche probabilmente aziende cinesi che vorranno magari migliorare i loro laboratori per fornire voi aziende italiane, quindi i prodotti di qualità, avranno bisogno magari di un supporto anche sulle metodologie, non solo sulla scelta dei macchinari, e lo stesso per le unità produttive ovviamente. Per il discorso dell'assistenza tecnica, che è stato coperto molto bene dall'ingegner Marini, noi ci proponiamo, per essere appunto punto di collegamento, per il supporto logistico, diciamo, per il training, la documentazione, le traduzioni, tutto quello che è necessario per fornire magari anche in un sistema standardizzato quello che può essere il processo, il supporto al processo di trasferimento delle competenze di manutenzione dei macchinari dall'Italia alla Cina, a Simeng. Lean management lo stesso, quindi la stessa attività che facciamo in Italia siamo assolutamente in grado di farlo in Cina, quindi se ci sono delle aziende che partiranno in Cina come filiali delle aziende italiane potremo dare un supporto per lo startup nell'ottica del manufacturing. Questo è tutto, la documentazione vi verrà inviata, vi ringrazio comunque del tempo che mi avete dedicato. Ringrazio l'ingegner Gamberini per il suo intervento e ora chiamerei l'intervento di Andrea Scant, responsabile commerciale estero della ditta Constamp, una ditta che è già presente in Cina, che ha già avuto modo di sperimentare i servizi di Simeng, anche perché poco tempo fa è stata appunto in Cina e con la collaborazione GSMT e Simeng ha avuto modo di sondare alcune attività sul mercato cinese. Lascio ora la parola a lui per presentare la sua esperienza, quello che ha fatto la sua azienda, quello che intende fare su questo mercato. Ma più che altro anche da fare da testimone di qualcuno che è costretto a fare questi passi, perché siamo una media piccola impresa e ci siamo trovati in questo mondo a dover fare dei passi verso il Brasile, verso la Cina, verso insomma un po' dappertutto, e siamo comunque 200 persone in azienda, facciamo 40 milioni di fatturato, che non è niente rispetto ai colossi, per chiamarli così. Siamo in quattro posti divisi in Italia, fabbrichiamo dei portastampi in una località qui vicino a Brescia, abbiamo la sede centrale a Sione nelle Chiese, abbiamo una piccola fonderia nelle vicinanze nelle Chiese e un torino perché si riesce a servire Fiat in maniera migliore. Cosa facciamo? Noi produciamo degli oggetti con i quali si formano blocchi motore, oggetti d'alluminio di qualunque genere, che servono diciamo nel 95% dei casi dell'industria automobilistica. Queste industrie automobilistiche sappiamo tutte che sono un po' sparse per tutto il mondo e hanno la tendenza a localizzare ovviamente le loro produzioni, quindi chi li fornisce deve seguire. Ora, noi non forniamo l'industria automobilistica, ma il nostro cliente sì. Quindi anche il nostro cliente a un certo punto dice: caro Kant, se non me lo porti lì in Cina, come faccio a utilizzare le tue cose? Per spiegarvelo un po' meglio e per farvi vedere qualche esempio, faccio una breve carrellata di come facciamo. Ci siamo beccati nel 2009 la solita inclinatura della crisi, ma del resto abbiamo sviluppato l'azienda con una media del 15% durante questi anni. Torno a vedere sempre la stessa ripartizione del personale di sopra da quando lavoro con la Costam, che sono 10 anni, perché la crescita non vuol dire che la produzione debba essere la stessa parte di chi lavora dentro. Per settori di attività abbiamo la pressofusione a sinistra, che sono questi stampi di cui parlavo prima, con cui si fanno appunto gli oggetti, una piccola parte di stampi plastica, un'attività di fonderia che è nata perché dovevamo dare prova che i nostri stampi effettivamente funzionassero, e infine i portastampi, che sono degli oggetti che contengono poi questi stampi. Per chi non è, diciamo, gregosciano, gli stampi e le cose inerenti agli stampi sono abbastanza comuni.
tutto sommato, ma per chi non conoscesse, ecco, venne qualcuno. A sinistra abbiamo un oggetto che normalmente contiene la frizione di un'automobile, sopra abbiamo una griglietta particolare di una vettura sportiva e a destra invece abbiamo lo stampo di un blocco motore. Altri esempi, a sinistra in basso un finestrino di una Porsche Panamera, che anche quello mai si fonde piuttosto che stamparlo in lamiera, e altre cose come un altro blocco cilindri che sono per i tecnici, insomma, gli oggetti del desiderio in magnesio e alluminio. Tutto quello che è l'azionamento, il powertrain dell'automobile, dalle scatole frizioni fino alle idroguide, i pezzi strutturali che sempre di più troviamo rappresentati nella macchina, perché sempre più pezzi sono fusi, sempre più pezzi sono fatti in alluminio, perché la macchina è piena di elettronica e deve pesare come una volta. I camion più meno pesano, più possono trasportare, per conseguenza cerchiamo di farli leggeri, insomma, alla NASA anche qui l'alluminio. Questa è la bella fabbrichetta, è pulito davvero, così potete venirmi a trovare. Nel reparto d'assemblaggio, dove si fanno, appunto, si uniscono questi oggetti, le presse non è così pulito, vicino alle presse ovviamente, sono le nostre presse con le quali appunto sperimentiamo questi stampi e facciamo piccoli lotti di produzione. Ci vuole del software per progettarli, bisogna avere, diciamo, almeno la potenza per poter assecondare i vari Volkswagen e altri che pretendono e poi fanno diversamente, come abbiamo saputo poco tempo fa. Ci vuole del software di simulazione per vedere come funzionano questi oggetti. E guarda caso ci sono delle realtà bresciane bellissime, lì citato CAS è un oggetto di software che viene da questa regione. Ci vuole certificazione, non ci vuole solo l'ISO, ma ci vuole la TS, perché se volevamo fornire oggetti finiti fuori dalle presse, chiaramente bisogna essere così come sono, come richiede l'industria automobilistica, quindi la 16949 è d'obbligo. Questo è un tipico oggetto, diciamo, che finisce in nostre mani, una macchinina come quella là sopra, che non è la mia company car, ha delle caratteristiche, diciamo, è calda, molto dietro, non si può fare in plastica quello che si vorrebbe, si è obbligato comunque a fare dei pezzi che somigliano o sembrano essere fatti in plastica, in realtà sono fatti in alluminio, molto complicati e difficili da fare. Altre realtà moderne, nuove, sempre a tiratura bassa, come questo scooter della BMW, e come vedete lì nello spaccato a destra, ha tutta la struttura centrale fatta in alluminio, è un oggetto che ha una tiratura annuale di 6.000 pezzi, tipica per la nostra realtà. Questo per darvi un'idea di chi siamo, cosa facciamo, quindi piccoli, abbastanza piccolini, tipico per PMI, ma cosa succede a noi, come siamo piazzati in giro? Allora, quello che vedete qui sono agenzie e sono spesso e volentieri anche piccole officine con le quali diamo del supporto diretto a chi ha comprato una stampa da noi e lo sta utilizzando in questi paesi. Perché è successo questo? Ma molto semplicemente perché, se partendo dal Brasile e facendo il giro dappertutto, andiamo a trovare che questi nostri clienti che si sono internazionalizzati, perché si sono internazionalizzati con gli stabilimenti, vari produttori automobilistici, hanno detto: se volete, venite qui, ma non pretendete che ce li ripariamo da soli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostiene. I marchi, nelle prossime tre pagine vedrete un po' tutto quello che in genere qui in questo mondo di fonderia è noto. Questo è una carrellatina, non penso si possa aggiungere al limite riesce, cioè se troviamo tutti i nomi che si potrebbero elencare in Europa che hanno peso, possiamo allungare forse del 50% la lista, molto di più non è. Al come ci siamo arrivati ho cercato di dare una risposta, cioè siamo pressati praticamente dalla nostra clientela. C'è da chiedersi di cosa ci aspetta sul cammino, anche a questo ho risposto un pochettino, ma la risposta vera verrà data loro, perché quello che serve a noi è evidentemente esattamente quello che stanno costruendo loro in Cina, cosa che prima o poi dovrà essere costruita anche in altri luoghi. Per vedere un pochettino se siete d'accordo con quanto, ho fatto un piccolo elenco di fattori di influenza esterni e rielencato un po' i passi organizzativi che abbiamo svolto per noi per vedere se ci troviamo. Produzione localizzata, già stato citato, sollecito i fornitori per riduzione delle istanze. Perché? Perché vogliono chiaramente da voi che reagite in fretta, non possono permettersi che ci mettete un mese per fornire un oggetto e portarlo là.
La riduzione dei magazzini è sulla bocca di tutti, chi lavora con il capitale sa benissimo che se mi devo impegnare il mio capitale in qualcosa che rimane fermo, credo che nessuno degli imprenditori sarà contento. Tutto quello che è il cosiddetto VIP, il work in process, tutto quello è capitale sostanzialmente che non si sta muovendo, che mi serve solo a creare qualcosa che forse in maniera diversa riesco a fare se mi localizzo anch'io. Le case automobilistiche più riescono a concentrare sulla singola impresa, più potere di acquisto hanno, più leve riescono a fare. Queste sono spinte, quindi quando queste diventano delle società delocalizzate in giro per tutto il mondo, chiaramente fanno la stessa cosa con noi. Non sono interessati ad avere lo stampista brasiliano, quello americano, canadese e cinese, no. Se la Costa non riesce a dargli di tutti, siccome ne ha già fatto uno, magari anche uguale, perché il motore è uguale dappertutto, vedersi EA189 Volkswagen. Insomma, il time to market che regna su tutto, come si sa, la voglia di scegliersi un collaboratore strategico, inteso come fornitore strategico, non ha senso che io debba essere costantemente, come ufficio acquisti, lì a fare concorsi, a chiedere ai soliti 12 fornitori se mi fanno il prezzo giusto. Non ha nessun senso, io perdono tempo loro e ne ho sempre almeno 11 che sono incazzati, scusatemi. Cosa si deve fare? Devo scegliere qualcuno, fare una collaborazione a lungo termine, però cosa succede? Io, fornitore, devo accettare il diktat, perché mi verranno a dire, il tuo stampo non puoi chiedermene 450.000, deve costare 350.000, quindi io devo imparare a fare quello, a standardizzare i miei processi a un punto tale da poter seguire quanto loro mi chiedono. Perché succede tutto questo? Ma perché ormai viviamo tutti quanti in famiglia, credo quasi, con questo miglioramento continuo imposto. La norma ce lo dice, il management lo dice e il modo in cui organizziamo le nostre imprese ci chiede questo miglioramento continuo. Cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo dovuto fare? Ognuna di queste righe in realtà è la risposta alla pagina precedente. Abbiamo dovuto andare a vedere quali sono le usanze, quali sono quelle leggi che troviamo lì dove abbiamo esportato. C'è qualcosa di particolare da riportare? In America posso fare la stessa cosa che in Germania? Ma probabilmente no, come si vede, no? Sempre citando il Volkswagen, che sono tedesco tra l'altro. Bisogna cercarsi delle alleanze per la fornitura, non è detto che fare tutto da sé o sempre da soli funziona. Oggi noi importiamo dalla Cina, oggi noi abbiamo trovato delle cose che sono vantaggiose da portare, ma neanche per il prezzo, perché semplicemente abbiamo trovato gente che lo sa fare meglio di qualcun altro. Bisogna dotarsi di persone capaci, disposte a questi contatti worldwide. È difficile? No, non è difficile. Non è che dovete cercare uno che è tedesco e vive in Italia. Potete trovarlo tra le vostre fila, basta che lo accompagnate un paio di volte, lo mandate insieme a questi signori, guarda caso, questo si abituerà alla situazione di frequentare la Cina e magari diventa anche quasi amante. Svolgere in parallelo processi basati sulla sequenzialità. Qui stiamo toccando il discorso del time to market. Dobbiamo imparare a sempre di meno poter dire tu hai finito il tuo lavoro, allora adesso lo faccio, quando avrai finito il tuo io faccio il mio. No, io devo lavorare con te in team, devo riuscire a essere pronto a dire, a schiacciare il bottone quando mi passi le carte, non prepararmi in quel momento, e così andare avanti fino in fondo. Il risultato diventa un'organizzazione capace in tutti i settori. Non è un'organizzazione eccellente che viene chiesta al PMI. Quello che ci si chiede è essere capaci in tutti i singoli settori dell'azienda a farci dare il voto 8, tanto per dire, no? Non serve avere 10, perché tanto sei valutato su ciascuno dei settori e dove hai la minima, quella lì farà la media. Questo è in sostanza un piccolo disegno, uno specchio di una piccola media impresa che ha cercato di allargarsi verso il mondo. È già tutto, grazie. Ringrazio Kant per il suo intervento e passo la parola al direttore generale di Cassa Padana per il suo intervento. E cosa devo dire? In Cina ci siamo da un po', questo grande paese che è ancora più grande in relazione alla nostra realtà, molto piccolo onestamente. Che ci vada una banca piccola come la nostra e ci stiamo dando da 6 anni con discreti risultati
vuol dire che anche le piccole imprese possono andare in Cina, visto che noi siamo una piccola impresa. E, ovviamente andare da soli è un po' rischioso, soprattutto per le piccole imprese, le microimprese. Però quello che abbiamo cercato di fare in questi anni è creare relazioni, creare conoscenze, localizzare un certo tipo di competenze e con i nostri clienti affrontare un po' man mano la questione. Sono sorti parecchi problemi, noi abbiamo fatto anche delle missioni commerciali, verso quante aziende sono andate, 120 aziende di tutti i tipi, in maniera un po' disordinata all'inizio, poi un po' più avanti. E la gente ha reagito bene, nel senso che è rimasta molto colpita di quello che sta succedendo là. Quando meno c'è un po' di diversità, c'è entusiasmo, sennò più quando vedi una gru dici l'ha dimenticata qualcuno, là le gru ce ne sono, sono proprio città fatte di gru, sono un po' meno perché qualche problemino anche loro, però insomma se non andranno a 10 andranno a 6, se andranno a 5. Intanto il percentuale ti frega perché è in base anche al totale, cioè il 10% di 10 è una cosa, il 5% di 1 e 1 è un'altra cosa. C'è un grande sviluppo, c'è frenesia addirittura. Forse ricordo i tempi degli anni 60 da noi, insomma, questa voglia di fare questa. È un periodo di grande patimento, in sostanza. Ovviamente le grosse imprese ci sono già, adesso si tratta di vedere cosa fare con la tipologia dei nostri clienti, piccoli, piccolissimi, ma quello non vuol dire che siano tutte le imprese vari, sono vari ma sono piccoli. Allora quello che non si riesce a fare da soli si cerca di farlo presso gli altri. Anche queste relazioni che sono nate nel tempo, avuto modo di sedimentarsi e di arrivare a queste proposte, sono nella ottica di creare un sistema che sia in grado di soddisfare il cliente cinese, anche se è composto da tante piccole realtà, magari non abituate a molto uscire dal modello. Siamo anche, penso che la proposta che è uscita oggi sia una proposta interessante, stimolante, che farà riflettere sia gli operatori delle piccole imprese sia anche i colleghi che sono qua, che sono diretti a parte con i clienti. Ecco, noi penso che la cosa è mandato, mandiamo ogni mese un capo filiale in Cina, tra un mese, pagato e spesato di tutto, quasi tutto così, e per fare esperienza, per avere una visione un po' di cosa succede. Nei paesini vedere di buono, come è la pressione, non dico Shanghai, è un lavoro piuttosto lungo, paziente, però importante e indispensabile. Onestamente stiamo anche facendo qualcosa in più, perché ci siamo accorti negli ultimi tempi che le cose che almeno hanno bisogno i nostri clienti sono evidentemente, ne hanno avuti fin troppo. Su quello sono preparato so che hanno avuto una certa difficoltà a tornare, diciamo così. Che neanche ci fosse il mio titolare dietro. Se stava a litigare, litighiamo, c'è un grosso problema, insomma. Ognuno vede dal suo punto di vista, giustamente. No, senso dire che molto spesso le banche avevano finanziamenti, ma non so perché alla fine dei nostri soldi non si sa benissimo che fine fanno, ecco. Questo sarebbe il meno, se chi li ricevesse avesse un po' anche lui una certa idea di cosa servono fare. Cioè, hanno nascosto. Ce l'abbiamo. Oh, genere, ma tra l'altro non è il nostro cliente, perciò non riguarda. Abbiamo escluso, perché se non avete bisogno di noi, non li siamo salvaguardati. No, ovviamente sono per fortuna tanti clienti che sono cose che delle belle aziende, eccetera, però su quello, come dire, non ha molto bisogno di noi, è quello che invece fa fatica e che sono trovati durante questo cambio epocale, preparato.
ce ne sono, visto che i numeri dell'Italia non sono particolarmente positivi. Suggeriamo che ci siano uno 0,4-0,5, ma sembrerebbe che. Eh sì, ora non siamo entusiasti, diciamo, ecco, però adesso quello che si chiede di fare oltre a fare finanziamenti, fare i servizi per l'estero, molti nostri clienti non sanno che siamo capaci di fare servizi esteri meglio di banche di una certa dimensione, ma quello ci stiamo rinunciando. Quello che noi stiamo facendo è che fare un monitoraggio un po' più forte all'interno delle aziende, per capire quali sono i problemi, quali sono le opportunità, cosa si può fare per migliorare, da una parte, e dall'altra sapere che non hanno messo soldi, tra parenti. Poi ho un'idea, ma che non si possa dire qui, se qualcuno lo dirà mi arresta immediatamente, che se devo dare i soldi, che tra l'altro sono anche dei risparmiatori, abbastanza, qualcuno è nostro, ma è chiuso dei risparmiatori, devono avere un certo rendimento, oggi i finanziamenti ne hanno molto poco, e come dice la Nubic, che era il grande capo della vigilanza europea, il model delle banche deve essere cambiato, se non dice lei che è lì lavoro, perché con i tassi bassi non si guadagna. Allora, qual è il model del nostro model? E quello che sta vicino alle imprese, seguirle, integrare dove va integrato, creare le relazioni tra di loro, non esperienze soprattutto, perché il know-how ce l'avete, ce l'hanno gli imprenditori, hanno esperienze positive, ma anche negative, qualcuno negativo. Uscire un po' dall'individualismo, no? Che è caratteristico. No? In Germania non lo so, in Italia. Sono abbastanza simili. Abbastanza simile. E col tempo arrivare anche a un'altra forma di dare denaro. E di arrivare alla bassa istituzione. In Germania questo discorso c'è già da parecchio, in Italia è molto, storicamente le banche sono state un po' come dire accompagnate soprattutto in Italia dagli anni 30 in poi, è stato prima, a parte gli istituti centrali, cioè gli istituti di medio termine o le medio banche di turno, che forse sono tabili clientele di un certo tipo, gli altri state abbandonate se stesso, cioè un discorso fra capitale di rischio e capitale di terzi assolutamente ridicolo. Non so se si arriva al 10%, una cosa di questo tipo, cosa che nei manuali sarebbero una cosa finanziaria. È vero che c'è il sistema fiscale, c'è tutto un discorso che aiuta, eccetera, però sta di fatto che bisogna cercare di aiutare, insomma, a sopperire a quelle lacune che nel tempo si sono un po' mucchiate sul. Allora, ci lanceremo su questo grande progetto di partecipazione alle aziende, che detto da noi che siamo piccoli, fa coraggio. Perché no? Scusa, se c'è da guadagnare, guadagniamo anche noi, se c'è da perdere, tanto guadagniamo lo stesso, qual è il problema? Non so quale, se noi abbiamo bisogno di grande cavolo, se ne accorta questo, non ci sta. A parte il fatto che noi siamo BCC, quello che è la strada del BCC, diciamo qual è, siamo molto legati al territorio, cioè viviamo in mezzo alle cellule, quindi se il territorio va giù noi andiamo più in campo, no? Alla fine. E questo è un territorio di piccole e medie imprese, di piccolissime, ultra piccolissime, cioè, e qualche media impresa per fortuna c'è, e va anche bene. Perciò questa contaminazione con le aziende continuerà e sarà su tutti i fronti, su tutti i fronti. In Cina abbiamo anche qualcosa fuori dalla Cina, dunque c'è da fare qualcosa in Sud America, in Perù, anche in altri paesi che stiamo cominciando a fare, cose piccole ovviamente, inizi di percorsi, però d'ora in avanti anche sull'onda dei cambiamenti che ci saranno all'interno delle cooperative di credito, intensificheremo il lavoro di consulenza, di partecipazione, di internazionalizzazione. La gente c'è, ce ne sono due o tre qua dentro, più o meno ce ne sono parecchie, posso più sentire. E la sfida è importante, pur essendo agenti locali, banche locali, siamo mai globali come la testa, perché insieme una cosa così non è facile, lo faremo coraggiosamente, poi la dimensione sappiamo che non è tutto, anzi delle volte ci supplisce bene in altre maniere, e lo faremo pian pianino, con pazienza, se la strada è lunga, ma se è difficile sarà lo stesso.
quello che noi contiamo diventare veri partner del Verde, ma non partner sopra o sotto, partner alla pari, vedete, avere un dialogo trasparente, perché fregarsi tra di noi non è molto intelligente, e essere in grado di stare al gioco, tra virgolette, e spostare in alto sempre il livello di competitività del nostro territorio, che sono tante cose, comprese le aziende, che sono evidentemente abbastanza centrali in questo. La Cina per noi è stato un episodio importante, una scuola, e siamo partiti in grande, siamo partiti dalla Svizzera, siamo partiti dalla Cina, molto lontano. Però abbiamo molte cose in comune con i cinesi. Dico a te, la mia domanda, già, i cinesi. Sì, sono dei bresciani un po' più pallidi. Sono 6 anni che andiamo avanti in 3 e cioè, ci andremo avanti ancora. Dobbiamo rompere un po' una diffidenza da parte nostra nell'entrare in dinamiche che non sono le nostre di scuola, e da parte dell'impresa rompere la diffidenza con le banche. Non so molto di moda ultimamente le banche, non so, sempre facevo i parafumi di tutte le disgrazie, e invece c'è banca a banca, come c'è azienda, così, no? E noi contiamo di rompere questo muro pian pianino e vedere, aumentando la fiducia reciproca, che poi alla fine questa cosa che si è detto, di vedere di fare dei passi in comune e di risolvere dei problemi, non buttando droga e tirando avanti con una sorta. Se si va al fondo del problema si risolve, perché non si guadagna, perché ci sono questi rischi, perché non si è in grado di prendere le opportunità che ce ne sono tante per il mondo. E se si guarda in faccia si vede di andarsene fuori, visto che è vero che questa globalizzazione ha portato un sacco di problemi, soprattutto per le figure di polizia, eccetera, eccetera, visto che abbiamo perso parecchi punti di PIL da allora in avanti, cioè è stato uno dei paesi che almeno ufficialmente ha reagito peggio. Ma non lo sappiamo che ci sono un sacco di problemi. Chi li ha prese ha avuto dei risultati molto, molto buoni. Non tutti possono prenderlo per la dimensione, per la situazione interna. Noi facciamo quello che possiamo. Oggi proponiamo delle partnership, portiamo la sua esperienza, altre volte ne abbiamo portate altre, ne porteremo altre ancora. Concretamente ci sono le filiali, ci sono i capi filiali, ci sono i nostri operatori della casa dell'impresa, la casa dell'impresa, sono disponibili a parlare e a dare possibilmente al fondo della questione. E dal fondo, se ne sono delle fondamenta, se sono così, non dal petto. Questo è quello che ci teniamo a dire. La partecipazione sia degli operatori economici, sia di colleghi, sia di amici, eccetera. Non andiamo avanti, nonostante ci siano dei problemi a livello di prospettiva per le banche, ma le nostre, noi dal pericolo, dal rischio, troviamo l'opportunità. Diventeremo anche noi più internazionali, pur avendo sempre sede qua più o meno, sempre qua, abbiamo preso anche dei soldi per fare queste cose qua. E però avanzeremo sempre più rapporti e vorremmo essere, per chi è interessato, per chi ama il rischio e l'avventura, fare qualcosa con noi, di qua di pulire, di queste cose qua. Impariamo un po' uno, qualcosa dall'altro, no? Che dici, Gianti? Tocca a te dare un finale alla cinese, dai. Da questa fainatura internazionale. No, ecco, io vorrei terminare dicendo questo, ecco, cioè il progetto Simeng, secondo me, da tutto quello che è stato spiegato oggi, no, non è stato ancora compreso del tutto, ecco, il sistema, ecco, il perché, ecco, della nascita e di come funzionerà il Simeng.
prima, ecco, io ho visto che il collega ha chiesto quante persone ha conosciuto, è andato in Cina, ecco, quindi più o meno è un 10-15%. Quindi vuol dire che tutto il resto c'è ancora un 85-90% di persone che non sono andate in Cina, ecco, quindi che non conoscono, ecco, ancora la Cina. Niente, io vorrei, ecco, dire solamente alcuni punti, ecco, per spiegare, ecco, il processo, ecco, di sviluppo, ecco, del Simeng e del come questo Simeng può essere come base di lancio per le aziende italiane che vogliono andare in Cina. Innanzitutto, ecco, come location, ecco, come location, cioè non abbiamo scelto a caso, ecco, Ningbo. Ningbo è stato scelto perché geograficamente, ecco, si trova nella parte, ecco, diciamo, centro della Cina, centro sulla costa, ecco, quindi può servire, ecco, veramente, ecco, per tutta l'area della Cina e anche, oserei dire, anche dei paesi limitrofi, per poter, ecco, diciamo, creare la propria base lì per poter servire, ecco, tutta la Cina e anche i paesi limitrofi. Io credo che ogni azienda debba fare, ecco, una propria scelta, diciamo, strategica di sviluppo, perché l'azienda non è un paese apre, per esempio, ambasciate o rappresentanze diplomatiche in tutti i paesi, mentre l'azienda deve fare, ecco, la scelta di sviluppare, ecco, i suoi punti, ecco, i suoi punti da cui partire per poter fare un sviluppo a livello, ecco, globale. Ecco, quindi sicuramente Ningbo dal punto di vista, ecco, geografico è una scelta, ecco, importante. Poi per quanto riguarda, ecco, alcuni punti, ecco, già detti, ecco, dal colleghi che mi hanno preceduto, l'importanza del passaggio che Simeng servirà sicuramente per dare meglio il servizio del post vendita. Questo è un passaggio fondamentale, perché riuscire a dare un servizio post vendita è un focus fondamentale, ecco, nel processo, ecco, di vendita, no? Oserei dire il 99%, ecco, dei casi in cui un'azienda cinese rinuncia ad acquistare, ecco, un macchinario, un prodotto italiano, è perché effettivamente il cinese ha paura che dopo l'acquisto, se si guasta la macchina, ecco, non c'è, ecco, il servizio di assistenza. E mettere su un servizio di assistenza post vendita, se l'azienda lo dovesse fare lei da sola, è un'operazione che costa veramente molto, ecco, mentre in questo caso noi abbiamo la possibilità di dare, ecco, a servizio, ecco, un supporto già fatto. Poi una comunicazione importante è che all'interno di Simeng noi stiamo adottando tutte le attrezzature, no? Attrezzature e laboratori, ecco, con un investimento di 2 milioni di euro, ecco, quindi anche questi strumenti, se dovessero essere investiti, ecco, da un'azienda singola, ecco, sarebbe comunque, diciamo, una risorsa, una spesa, ecco, non indifferente. E poi i vari attori, no? Perché, ecco, abbiamo scelto di metterci insieme, noi per i primi, no? C'è la banca, c'è il CSMT, Quantra e così, ma perché ci siamo messi insieme? Insieme perché solamente quando noi abbiamo fatto un sistema forte, allora riusciamo a servire, ecco, in modo giusto, in modo efficace, efficiente, le aziende. E con questo cosa voglio dire? Anche quell'azienda italiana, no, che va in Cina, spesso in passato è successo, ma oggi io credo che l'azienda italiana sia più faccia le scelte, diciamo, più scientifiche, cioè anche il fatto di dire io vado in Cina, alzo la mattina, faccio le valigie, vado in Cina, voglio vendere un prodotto. No, non funziona così, perché la Cina è veramente un mondo molto diverso da quello italiano e europeo. Ecco, quindi con questo voglio dire, ecco, è molto importante anche per un'azienda, specialmente se è piccola o media impresa, ecco, diciamo, fare sistema e andare, ecco, con le strutture, ecco, con le organizzazioni che hanno saputo già costruire, ecco, in loco dei sistemi forti, dei sistemi che funzionano. Questo è quello che vorrei dire.
che ringraziare tutti i partecipanti, darvi un arrivederci al prossimo futuro. Se avete bisogno di qualsiasi informazione chiamate, e buona cena a tutti. Grazie. We'll be right back.